There are few singers who have the ability to electrify an audience from the moment they enter the stage. Angela Gheorghiu, one of the great divas of our time, has that ability, no matter what role she's inhabiting, whether it's her legendary performances as Violetta in Traviata, or Mimi in La Bohème, or Juliet in Romeo and Juliet, or Marguerite in Faust. Angela Gheorghiu is one of the great, great singers of our time, and certainly one of the great singers to grace the stage of the Metropolitan Opera. Congratulations, Angela, and lots of love. Ciao Angela, sono molto felice di questo premio che hai ricevuto e che il tuo paese giustamente ti ha riconosciuto e avrei veramente voluto essere al tuo fianco oggi per farti anche di persona le congratulazioni. Purtroppo, come ben sai, la nostra è una vita nomade, perciò sono oltremare e sono proprio qui a Houston, da dove ti mando un saluto e un abbraccio forte sperando di incontrarti presto. Brava! Ciao. I take this opportunity to tell you that I have been one of your millions of admirers around the world since the very first moment I met you and I had the possibility to listen to your voice. I think your great talent, your voice, of course, and this strong, tremendous, charismatic personality makes you a unique artist. So again, congratulations and all my affection, as always, to you. Goodbye. Hello, Angela. This is James Valenti from the USA, your favorite tall, dorky tenor. I'm here in Palm Beach. It's a beautiful day here, and I'm just I'm sending you a video to wish you happy holidays, and I wanted to congratulate you on your fantastic, the medal that you're receiving. So happy for you, and I enjoyed working with you this past year at the Metropolitan and at the Royal Opera, and I hope to see all of you again very soon. And you should come to Palm Beach sometime to spend some time with Miziani and me. Hello, Angela. It's Virginia. Vreau să vorbesc în românește, să înțelege și să-ți fac urări scumpe și de Crăciun și pentru primile enorme care le vei avea începând cu acesta și pentru succesele imense care le-ai avut și care le-ai în fiecare zi. Vreau să știi că sunt alături de tine și te iubesc foarte mult. Dumnezeu să te ajute și pe curând, scumpo! En direct de l'Opéra de Vienne, où elle est une artiste extrêmement appréciée et aimée. Et nous sommes très heureux, Angela, de te féliciter pour cette haute distinction, qui est entièrement méritée. Je sais que c'est un très grand jour pour toi. Et nous sommes heureux d'être avec toi par ces quelques images et par cette pensée. Après de quelques années que tu as commencé avec une brillante carrière, qu'on a fait beaucoup de choses dans les commencements de ta carrière, après en continuation, et j'espère qu'on fera encore beaucoup, beaucoup de choses, je vais te féliciter pour cette bien méritée soirée. Pour tout ce que tu fais, en nom de toute la famille, parce que tu sais que tu as commencé toute la famille, on a fait des tournées, à faire des concerts dans les commencements, tout ça. On te félicite tout le monde et j'espère qu'on se verra bientôt. Cette année, je sais que dans deux mois, on va se voir au Metropolitan Opera. Alors, beaucoup, beaucoup de félicitations et continuez comme ça. Hey, ciao Angela, sono Jonas. Volevo solo dirti che è stato un grandissimo piacere a fare tutte queste belle cose che abbiamo fatto negli ultimi anni insieme e sono molto lieto di averti incontrato già 6 anni fa a Londra, anzi qui a Londra, siamo adesso nel mio camerino
spero veramente dal mio cuore che abbiamo la possibilità di fare tante tante altre cose insieme. Carangela, che devo dirti? Io vorrei essere lì con voi, vorrei poter partecipare a questo meraviglioso concerto in tuo onore. Sei un'artista meravigliosa, una grandissima interprete. Io lo sai che pendo dalle tue labbra quando cantiamo insieme. Mi dispiace non essere lì con voi, sono a Valencia, sto facendo la Manon che tu hai visto a Londra, e ti auguro con tutto il cuore un meraviglioso concerto. Cara Angela, i miei più vivi complimenti per questa prestigiosa onorificenza. Luciano da lassù sarà molto orgoglioso di te, come lo è stato anche in passato. Ora lo puoi vedere con i tuoi occhi. Un bacio. Ci lascerei.